ed è solo attraverso l'innovazione che un territorio può rafforzare la sua resilienza. Bisogna di un'infrastruttura politica coerente, di un sistema formativo moderno. Sono tutti servizi che permettono di aumentare la capacità di chi sta sul territorio di muoversi, quindi produrre. I processi di innovazione sono molto diversi dai processi tradizionali industriali. È capire come la tecnologia e l'innovazione si sta evolvendo prima di regolarla. Innovare è ormai un must. L'innovazione cambia profondamente ogni contesto. L'obiettivo è quello di integrare chiunque abbia voglia di innovare e abbia voglia di sviluppare il mercato del futuro. La tecnologia può aiutare a far conoscere luoghi nuovi e diversi. L'innovazione tecnologica può fare moltissimo per lo sviluppo dei territori. Un territorio è un posto vissuto, è un posto dove persone e cittadini lavorano, costruiscono, sognano. L'innovazione può trasformare fondamentalmente in modo radicale. Si può studiare come un prodotto di quella terra con quella genetica ha un effetto sui geni sull'uomo. Noi con la politica giovanile proviamo ad investire già da quando l'impresa non è ancora impresa. La Puglia è diventata una grande frontiera di innovazione. Se l'innovazione diventa un modo di essere, un modo di pensare, un modo di sparigliare, si dice, il pensiero omologato, può costruire persino il destino di un territorio. Innovazione e territorio vuol dire saper valorizzare attraverso gli strumenti tecnologici quello che insomma, di buono e di bello e di valore c'è nel territorio stesso.